conoscenza. Certo, ci voleva proprio. Abbiamo affrontato Gary. Provo allarmante per la mancanza di rispetto per il sommo barriere. Allora, sono riparato dietro un tavolo in mezzo al monastero Asari. Inizia. D'accordo. A te. Grandi premi! Stavolta sei mio. Oh, merda! Sei! Vieni pure, Shepard. Che sta a fare, è truccato? Cosa stai facendo? C'era un ragazzino, in lacrime, rimasto senza crediti. Quindi hai pensato di vincere un premio per lui? L'ha chiesto lui. Sembrava semplice. Merda! Dov'è il ragazzino? Che mi importa? Hai dei crediti, Shepard. Dobbiamo per forza stare qui a giocare? E Zaid Massani dovrebbe alzare bandiera bianca di fronte a uno stupido gioco per mocciosi. Quei peluche devono piacerti proprio tanto. È una questione di principio. E va bene. Crediti. Sì, ma i cacciatori d'Italia non conoscono più le buone maniere? Per favore. Piano, piano. Deve esserci il trucco. Quale trucco? Troverò la mente bacata che ha inventato questa geggia infernale e gli ficcherò uno di quei peluche dove dico io. Scommetto che è un Salarian in vena di scherzi. Ci riprovo. Crediti. Ok. Ecco fatto, dolcezza. Bene, Zaid, e adesso? Che ne so. Dimmi tu. Apollos? Il casino? O stiamo qui? Però stavolta paghi di tasca tua. Sono abbastanza adulto da pagarmi i miei vizi. Io la chiamerei dipendenza. Non mi faccio mancare niente. Questo si sapeva già. Cosa vincerai? Sembra identica a tutte le altre. È questo il punto. A parte un paio di stemmi.
Benvenuti alle Torri Tiberius. Ehi, stasera hai da fare? No. Libera come il pulviscolo nel vento solare. Hai colto la citazione? Flotta e flottiglia, Shalai e Bellicus sul terrazzo. Penso di non aver mai visto quel holofilm. Eh? Non hai mai... Stai scherzando? Beh, ho appena deciso cosa faremo stasera. Ascoltami, Shalai. Non potremo mai stare insieme. Io ho il mio dovere. E tu hai il tuo popolo. Non stanotte. Sono libera come pulviscolo nel vento solare. Chissà quante volte l'hai visto. Ogni volta che dormivo con le mie amiche. Kila, che emozioni. Sì, infatti, molto emozionante. Quando sarà tutto finito, ti manderò dei link a siti extranet con alcune sequenze sottotitolate. Voglio che tu mi veda senza maschera, per capire chi sono veramente. L'ho già capito. L'attrice ebbe una grave infezione dopo aver girato questa scena. Ma ne è valsa la pena. Ehi, Lola! Bel posticino. Chissà come sarà ridotto dopo la festa di cui parlavi. Non distruggeresti il mio nuovo appartamento, vero, James? Io? No, mai. Che panorama. Ma sai, questo posto... Beh, non è esattamente il mio stile. E quale sarebbe? Sono cresciuto sul Pacifico, l'oceano, le spiagge, aria vera. Ti manca? Sì, e la gente. Come si chiama? No, no. Ho smesso di fraternizzare quando mi sono arruolato. Non sono cose compatibili. Ma questo non ti impedisce di provarci con tutte? Beh, sono fatto così. Con questo non voglio dire nulla, Lola. Sei venuto qui per parlare delle nostre vite private? Ah, hai ragione, scusami. Volevo mostrarti una cosa.
Che ne dici? Favoloso, e te lo sei meritato. Adesso viene il bello, eh? Sì, e sottoscrivo quello che hai detto prima. Da me avrai il 100%. Non mi aspettavo altro. Beh, tutto qui. Volevo solo mostrartelo. Ora devo tornare sulla Normandy, e Esteban ha bisogno d'aiuto con la navetta. Grazie per la visita, James. Qua dentro faremo una festa da sballo. Hasta la vista, Shepard. Ci si becca, Shep. Cosa? Non ci credo. Shepard, mi piacerebbe condividere un pomeriggio all'insegna di acquisti di beni materiali per i nostri collaboratori. Shopping? Ottima idea. Hai già in mente dove andare? La presenza fisica è superflua. Extranet fornisce un'ampia varietà di servizi, garantendo al tempo stesso il fattore intrattenimento. Jeff mi ha concesso l'uso del suo creditometro a patto che, cito testualmente, mi dia la pazza gioia. Ah, tu non hai niente da farte? Non godo di formale retribuzione, e qui sono priva di status giuridico. Potrei darmi al crimine, ma mi metterebbe in cattiva luce. Prenderemo provvedimenti. Tornando a noi, da dove iniziamo? Ritengo che Jeff sarà sorpreso ed entusiasta di ricevere un dono. Suggerimenti? Magari qualcosa che possiate apprezzare entrambi. Cosa fate insieme? Per lo più, insieme manovriamo la nave. A tal proposito, Jeff non possiede un nostro auto per spostarsi nella zona del Presidium. Ecco, con una velocità di punta di 650 km orari, la 2187 Blackout è l'astro auto sportiva più potente della categoria. Di sicuro a Joker verrà un mezzo infarto. Garanzia 5 anni, ricambi, vendi... No, ferma! Definisci il problema. Vedi, quando fai un regalo è meglio non mandare sul lastrico la persona interessata. Meglio un noleggio. Capisco. Magari solo per qualche giorno. Ora che tocca? A te. Chiudi gli occhi. Cos'è, una proposta di matrimonio? No. È un monile creato da un artigiano della cittadella, con metalli da ogni pianeta natale del Consiglio. Ogni metallo aggiunto rende l'anello più solido. Li chiamano anelli della vittoria. Ne esistono pochi esemplari, per via della scarsità di materie prime. Più unico che raro, come te. Mi stai adulando? È il pensiero che conta, e il tuo è stato speciale. L'espressione non mi è nuova. Ecco perché ho registrato una mappa quantistica nel momento in cui ho formulato l'idea. Esaminando i miei file di registro e analizzando i miei nuclei sinaptici, puoi estrapolare con esattezza i parametri del pensiero in questione. Grazie per la precisazione, Ida. Intendi procedere come ho illustrato? Meglio di no. Poi a chi tocca? Gradirei regalare qualcosa a Liara. Comandante, noto che ha acquistato i materiali necessari per la festa. Quando vuole, può inoltrare gli inviti dal suo terminale privato.
Disponiamo di un vasto assortimento di prodotti di alta gamma. Mi mandano in una zona calda di novembre. La mia squadra è in infermeria, quindi devo accontentarmi degli anni. Ti godi la licenza, Javik? Mi è stato chiesto di girare un holofilm. Dicono che sia un grande onore e che migliori il morale delle truppe. Chi te l'ha detto? Ah, comandante Shepard! Non sapevo venisse anche lei. Tempismo perfetto, perfetto. Reciterà nei panni di se stessa. Attenzione, il Protean è sul set. E tagliate lo stipendio alla controfigura. Abbiamo la vera Shepard. Ora tutti ai propri posti. Svelti, svelti. Su il fondale, motore. E azione. Comandante Shepard, grazie per essere qui. L'ora della nostra fine si avvicina a grandi passi, inesorabile. Ma c'è ancora speranza. Ci conferma di aver trovato un Protean in un frigorifero e di averlo scongelato? Sì, era nel freezer, appena dietro l'arrosto di Varren. Morirete tutti! No, quella battuta viene dopo! Prego il consigliere Vorgia di astenersi da altre interruzioni. Temo di essere stato raggirato circa lo scopo di questo holofilm. Venendo a noi, o saggio Protean, puoi illuminarci con le tue antiche conoscenze? Il rene Salarian va servito a temperatura ambiente. Meglio se da un soggetto ancora in vita. Il terrore aggiunge gusto. Protean bastardo! Protean? Il sottoscritto è esperto di illuminazione. Il sottoscritto ha illuminato schiere di femmine in tutta la galassia. Blosto, finalmente sei arrivato! La galassia è stata invasa dai razziatori! Se solo qualcuno ci avesse avvertiti qualche anno fa! Il sottoscritto ci ha provato. Il sottoscritto è stato ignorato. Dovreste... In realtà sono stata io. Saren, Sovereign, mai sentiti nominare? Sì, e Blasto ha distrutto mezza cittadella per sbarazzarsene. Però anche lui è solo un Anar. Ora abbiamo chiesto assistenza al comandante Shepard e al suo alleato Protean. Il sottoscritto non ha letto l'intero copione e non intende spartirsi il compenso. Cosa? Ma questo è Blasto 7! Blasto va in guerra! Pensa ai bambini! Nel mio ciclo, quelli della tua specie erano poco più che antipasti. Preferisci essere fritto o bollito? Protean bastardo! Il sottoscritto ci ha ripensato. Molto bene. Comandante Shepard e alleato Protean di origine etnica incerta. Benvenuti nel club degli spettri. Ne faccio parte già da 3 anni. Corretto. Ma non sei uno spettro ultra elite 4000 deluxe. Il sottoscritto è un 7000. Meno contraccolpo e ricarica più veloce. Qualcuno sa indicarmi il portellone più vicino? Non ce l'abbiamo sul set. Vai con gli effetti sonori! Cambiare fondale! Guardate! È la Flagar, la sorellastra della Sovereign! Vuole vendicarsi! Controfigura in scena! Adesso, la tua battuta! Morirete tutti! Oh no, il consigliere Vorgia è indottrinato! Il sottoscritto è l'eroe della cittadella. E il sottoscritto farà ingoiare proiettili incendiari al consigliere Vorgia. Morirai. La sottoscritta è l'eroina della cittadella. Ci penso io. Il sottoscritto insiste. La sottoscritta se ne frega. Il sottoscritto preferiva restare nel frigorifero. Possiamo andare, comandante? Stop alle riprese! Dite al casting che ci serve un altro Vorgia!
prepararsi a Blasto 8. Blasto cura la genofagia. Facciamo che tu mi dai qualche dritta. Shepard? Dimmi, come trascorrono il tempo libero i Turian? Pensando alle cose da fare quando torneranno al lavoro, avrei qualche idea per il cannone anteriore della Normandy. Sai cosa ti servirebbe, Garrus? Quel silenziatore Mark IV che ho visto all'armeria. Pensavo a un appuntamento. Scusa, ho visto che addocchiavi il mio amico, forse dovreste presentarvi. Ciao. Giusto. Sì, ciao e... Dille quanto è bella. Sembri una brava persona. Forse un po' taciturno, introspettivo. Nel complesso, non male. Oh, grazie, credo. Le frivolezze. Vieni qui spesso? Qui i clienti abituali devono essere alcolizzati cronici. Sì, ci vengo spesso. Lavoro all'ambasciata Turian. Qui mi rilasso un po'. Senti, ora che ci penso, avrei una cosa da fare. Meglio se la faccio subito. Scusa, ricominciamo. In realtà volevo dire questo. Mi chiamo Garrus e mi piacerebbe offrirti qualcosa da bere.
andando benissimo. Bel pugno. Attenzione. Continua così. Così non va. Game over! Complimenti! Nuovo record! Ottima chiusura. Eccellente uso della mossa Bailusien. Sono scacchi spaziali? Si chiama Kepe Shiakshi, l'ama dei venti notturni. Le Asari ci giocano da... Oh. Avevamo appuntamento per pranzo. Scusami, mi sono iscritta al torneo d'impulso. Pensavo che mi avrebbero eliminata subito. Oh, non temere. Massimo 20 mosse e sarai fuori. Traynor, e se mi dessi subito le tue fregate? Tanto prima o poi saranno tutte mie. Polgara Azusa mi ha eliminata da 4 tornei. Questo prima che mi aiutassi a combattere una guerra galattica. Hai ragione, sono migliorata molto da quando sono sulla Normandy. Che è una fregata, tra l'altro. Vedi di non perderla. Ricevuto. No! Ai! Di addio alla tua fregata. Feedback neurale. Incentiva un gioco più ragionato. Forse tra qualche secolo mi darai filo da torcere. Immagino tu abbia poco tempo per allenarti su quella nave da guerra. La mia gente ha più rispetto per le grandi pensatrici. Grazie a questo gioco posso vivere nel lusso insegnando tattica e strategia alle fanciulle Asari. Quindi tu non fai altro che giocare? Mi occupo di simulazioni strategiche e tattiche, sì. La specialista Traynor ci ha aiutati a sconfiggere Cerberus. È anche grazie a lei se ora ci prepariamo all'attacco finale. Non lo metto in dubbio, però ha appena perso la sua ultima fregata. È vero, ma tu hai perso il pianeta natale. Grazie, comandante. E... ben fatto, specialista. Ora sotto la doccia. Vincerai.
Complimenti, hai vinto! Cosa vincerai? Complimenti, hai vinto! Oppure sovraccaricarmi contro un predatore bastante. Ci metti nel nostro nuovo gioco col braccio meccanico? Si comporti bene. Siamo qui riuniti per onorare il ricordo di Thane Krios. Thane ha segnato la vita di ognuno di noi in modo diverso. Per il consigliere era un eroe, per l'equipaggio della Normandy un fedele commilitone, per altri un padre devoto al figlio. Le tenebre in cui la vita lo aveva gettato non sono riuscite a corrompere il suo nobile spirito. Malato terminale, Thane è venuto a cercarmi nel bel mezzo della guerra, perché sapeva quanto avessi bisogno di lui. Sapete tutti com'è andata a finire. Un assassino, un killer professionista, si è sacrificato per la galassia. E ora può riposare. Qualcuno vuole prendere la parola? Di Thane ricordo soprattutto la sicurezza. Un giorno mi disse che ricordava tutto, compreso ogni singolo sbaglio che aveva commesso. Per me sarebbe insopportabile. Lui invece ne aveva il pieno controllo. Sembrerà strano, ma ancora oggi fatico a considerarlo un assassino. In battaglia ci guardavamo le spalle. Lo sentivo al mio fianco. La sua ultima battaglia è stata cruciale, ma ricordiamoci perché Thane aveva lasciato la Normandy. Per tenere il figlio lontano dal crimine. Simili imprese non passano mai inosservate.
lasciano il segno in chiunque ne venga al corrente. Ecco perché sono qui. Tain si prendeva molto sul serio, un tratto che non sempre ho apprezzato. In più occasioni cercavo di farlo sorridere. Ma ciò che interpretavo come scarso umorismo nascondeva un malessere. In lui era in atto una metamorfosi non comune negli organici. Al suo arrivo a bordo, io e Kelly sapevamo soltanto che avrebbe potuto ammazzarci tutti con una penna a sfera. Conoscendolo però, perdeva subito quell'aria da assassino senza scrupoli e ti faceva sentire importante. Goliath, se vuoi... beh... Da piccolo pensavo che mio padre avesse capito tutto. Diceva che bisogna essere leali con gli amici e letali con i nemici. Poi, quando mi impedì di fare del male, lo vidi cambiato. Diceva che i nemici ed ego personale non erano importanti quanto gli affetti. Non volevo ascoltare. Ero smarrito. Gli diedi dell'ipocrita, lo offesi in tutti i modi, accusandolo di essersi rammollito. Ora so che mio padre aveva davvero capito tutto. Non c'è altro da dire. Se qualcuno vuole parlarne, sono qui. La gente inizia ad andarsene. Comandante, grazie per aver organizzato l'evento. Ne avremo tutti un bel ricordo. Io non riesco a metterla sul filosofico. Ho bisogno di tempo. Posso capire. Ora scusami, ma avrei bisogno di parlare con il consigliere. Riguardo a cosa? Dato che si sente in debito, vorrei segnalarle dei biologi Salarian che hanno bisogno di fondi. Credo siano gli unici in grado di sviluppare una cura definitiva per la sindrome di Kepral. Se il consigliere non si lascia convincere, conta pure su di me. Non serve, comandante. Il consigliere Shil avrà un ottimo ritorno d'immagine. Sono convinto che non si lascerà pregare. Ah, dimenticavo. Sistemando le cose di mio padre, ho trovato dei videomessaggi che aveva cercato di inviarti. Li ho inoltrati al tuo indirizzo extranet. Spero non portino altra sofferenza. Alla prossima, comandante. Shepard, devo la mia libertà unicamente a te. Lasciare la Normandy è stata la decisione giusta. Non è stato facile separarmi dall'equipaggio, ma l'alternativa sarebbe stata un severo interrogatorio dell'Alleanza. Spero che la vita non sia troppo dura con te. Per quanto mi riguarda, mi sono trasferito sulla cittadella, vicino a Goliath. Le mie condizioni lo turbano sempre più. Ti risparmio i dettagli. Un tempo terrorizzava anche me. Ma è nulla rispetto alle nostre vicende, oltre il portale di Omega. A ogni modo, spero che l'Alleanza ti dia ascolto. Restiamo in contatto. Shepard. Se mi hai mandato un messaggio, io non l'ho ricevuto. Forse con la mia reputazione finisco dritto tra i destinatari bloccati. E dire che ultimamente non sono un pericolo per nessuno. Addirittura pago regolarmente le tasse, anche solo per dare l'esempio a Goliath. Lui sta meglio. Si isola molto e ha frequenti sbalzi d'umore,
ma ha un lavoro onesto che lo tiene lontano dal crimine. Lo vedo convinto a cambiare vita. Questo gli è costato ben più che qualche amicizia. Vorrei tanto che mi scrivessi, Shepard. Non mi basta seguire le tue imprese sui notiziari. Ho usato un'identità fasulla per farti arrivare questo messaggio. Speriamo funzioni. Ho una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che io e Colliat abbiamo visitato la Terra. Gli occhi si fissano immobili. Frinire che cessa all'improvviso. Scruto il terreno e scorgo due piccoli corpi avvinghiati. Scusa, come dicevo, abbiamo visto un magnifico tramonto in New Mexico e uno scorpione che divorava un grillo. Mancavi solo tu. La cattiva notizia, beh, sono svenuto e ho battuto la testa. Colliat mi ha convinto a farmi ricoverare all'Huerta Memorial sulla cittadella. Sarà la mia nuova casa. Non voglio morire in ospedale, ma so di aver bisogno di cure. E Colliat, lui è tutto per me. Perciò devo fidarmi di lui. Addio, Shepard. Meglio dirtelo adesso, prima che sia troppo tardi. Salute, comandante. Shepard, non sapevo sapessi suonare. In realtà è l'unico brano che conosco. Come mai? Ero sempre presa da altre cose. Rovine da esplorare, informazioni da raccogliere, un comandante da salvare. Non sai stare senza far niente. E tu? Quel brano significa qualcosa per te? Uno dei miei primi scavi fu colpito da una tempesta. Restammo intrappolati all'interno. Non vedevo l'ora di tornare al lavoro. La dottoressa Olena, un'altra archeologa, si portava sempre dietro una tastiera. Durante quella lunga attesa mi insegnò a suonare il brano. È proprio un bel pezzo. Grazie, Shepard. È stata un'amica a insegnarmi questo brano. Per me la conoscenza è tutto, ma spesso dimentico che certe cose vanno apprese semplicemente vivendo. Trascorrendo del tempo con le persone care. Cosa hai imparato da me? Metodi per cacciarsi quotidianamente in situazioni potenzialmente mortali. Sono una brava maestra. La migliore. Bene, ora dovrei andare. Ho dei dossier da studiare. Certo, ma prima perché non mi insegni quel brano?
Benvenuta a bordo, Shepard. Dove mi porti? Attivazione visori esterni. Non sapevo che la navetta avesse finestrini virtuali. Questa bellezza può riservarti molte sorprese. Devo iniziare a preoccuparmi? Prima dell'effetto massa non esistevano gli smorzatori inerziali. E allora? Ti faccio vedere. Wow. Questa, amica mia, è inerzia allo stato puro. Vuoi sentirla tutta? Ovvio. Visto? In un attimo si arriva a parecchi G. Una volta i piloti indossavano tutte G, strette da far paura in modo che il sangue restasse nella testa durante le manovre. Anch'io ne usavo una per pilotare il Trident. Nei caccia è normale deviare energia dagli smorzatori inerziali ad altri sistemi. Ti manca pilotare caccia? In effetti le navette non sono così eccitanti. No, però non sono un pilota di navette. Sono il tuo pilota di navette. C'è una bella differenza. Quando sei a terra, armi in pugno, nessuno può fermarti. Ma durante gli inserimenti in volo, sei un soldato come gli altri. Vulnerabile. Impotente in caso di abbattimento. Portarti a terra sana e salva è una responsabilità che non potrei affidare a nessun altro. Meno male che ci sei tu, Steve. È un piacere, Shepard. Agente, qualcuno ha richiesto la mia presenza per un incidente con un Krogan? Da questa parte, comandante. Bene, Grant. Hai forse qualcosa da dirmi? Ah, quel buffone vuole mettermi al fresco. Speravo che tu potessi dirgli due parole. Perdoni il disturbo, comandante Shepard. Il Krogan ha preteso che la contattassimo. Nessun problema, garantisco io per lui. Firmerò dove c'è da firmare. Sì, signora. Cos'è successo? Non lo so. Ho bevuto, sono uscito dall'ospedale. Ho spaccato qualche finestra. Ma dopo quell'episodio con i Rakni ti avevano ricoverato. Sì, ma quel posto mi stava stretto. Grant, di solito la gente va in quei posti per guarire. Sai che sono speciale. E perché l'SSC? Forse ho fatto un po' troppa baldoria. Dimmi una cosa, qui sono usciti tutti con le proprie gambe, vero? Sì, certo, tutti quanti. Però l'ospedale ha visto giorni migliori. Parlami delle finestre. Degli amici mi hanno fatto evadere per il mio compleanno. Volevano calarmi lungo la facciata con una corda. Non ha funzionato. È il tuo compleanno? No, sono artificiale, ricordi? Comunque ci siamo fatti delle foto al monumento ai Krogan. Nel Presidium. Già, e questo ha fatto imbestialire l'SSC. O forse perché avevano visto una loro auto in fiamme. Non ricordo. Perché in fiamme? L'avevo colpita con la mia bottiglia di Rinkol. Forte, ha preso fuoco in un attimo. Gli agenti sono saltati fuori. Forse non ne avevano bisogno, quindi l'ho presa io. Ovviamente non abbiamo fatto molta strada. Si è schiantata laggiù. Ci hanno spruzzato schiuma antisommossa.
su di me non ha funzionato. Come mai? Perché bruciavo. Sai, per colpa dell'auto. Dai, Shepard, cerca di seguire. Ok, scusa. Allora come ti hanno preso? Per la gola, offrendomi degli spaghetti. Grant, ora chiedi scusa alla gente per aver distrutto quell'auto. Va bene. Scusami se ho distrutto quell'auto. Non lo farò mai più. Bravo. Agente, posso risarcire tutti i danni causati dal Krogan. È quello che ha accettato di firmare, comandante. Sei fortunato, Krogan. Non voglio più vederti qui in giro. Non succederà. Grazie, agente. Allora, com'erano gli spaghetti? Un po' piccanti. Sei unico, Grant. Ehi, Shepard, sono qui. Grazie per essere passata. Sono felice di vedere che stai bene. Stessa identica cosa. Ehi, Jacob, ho finito i crediti. Quelli chi sono? Orfani di guerra. Mi sono offerto di portarli in vacanza qualche giorno per distrarli un po'. Che ne dici, Shepard? Da queste parti deve esserci una prova d'abilità che fa per noi. Andiamoci dentro. Bene. La prova d'abilità sarebbe questa? Cercherò di non umiliarti del tutto, Shepard. Ma scherzi? A Shatter è teso? E come? È una questione d'onore. E non voglio far brutta figura con i ragazzi. Devo distruggerti. Tu distruggermi? Non credo proprio. Vediamo come te la cavi senza i tuoi compagni a fare tutto. Guarda e impara. Vai tranquilla, Shepard. Questa gente già ti venera. Puoi anche permetterti di perdere. Ehi, ehi, fammi spazio. Io? Oh, scusa. Tutto indietro, gente. Shepard ha bisogno di altro spazio per fare la sua magia. Pronto? In azione. Per fortuna i tuoi amici non possono vedere questo massacro. Sì! Sai fare di meglio? Guarda e impara, Shepard. Lo senti? È il sapore della sconfitta. Tutto ok, posso farci. Stai già piangendo, Jacob. Va, puoi pensare. Che scarpa. Sì, ha vinto Jacob. Ah, non è giornata. Bravo, Jacob. Ah, mi hai lasciato vincere. Dai, Shepard, mangiamo qualcosa. Offro io.
ricevuto un nuovo messaggio.